all'interno di una settimana piena di diverse discipline sportive nel centro di San Benedetto del Tronto, con l'allestimento del comune di San Benedetto del Tronto, non poteva ovviamente mancare la kickboxing, che ha grandi tradizioni in questo centro rivierasco, con l'ottava edizione di Summer of Kickboxing, organizzazione come sempre della Kickboxing Team Cipriani. 7 incontri e un pubblico da stadio. L'organizzazione della Kickboxing Team Cipriani, eccoci qui con Antonio Cipriani. Tanta fatica, a volte in 12 mesi di organizzazioni, perché voi organizzate anche d'inverno, vivrete anche momenti di sconforto in cui penserete no, non la faccio più, però poi vedere centinaia di persone che assistono a Summer of Kickboxing forse vi riconcilia un po'. Sì, allora, normalmente ogni anno ci sconfortiamo, cioè diciamo sempre questa è l'ultima. E poi sì, le persone, cioè quando vedi parecchie persone comunque è una cosa piacevole, anche se al centro di San Benedetto di luglio è inevitabile che ci siano tante persone. Quindi diciamo che la kickboxing piace, però non è, cioè gente comunque c'è, perché siamo in pieno centro a San Benedetto. Bravo, mi piace la tua modestia, però è tanta gente che non è che ha guardato un secondo, un minuto di Summer of Kickboxing, ma è rimasta per tutta la durata della riunione. E che magari questa tradizione che a San Benedetto si sta consolidando, perché voi siete 8 anni intenti a organizzare. Sì, 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 le persone poi si appassionano e comunque vedono gli incontri, la cosa l'ho notata anch'io. Per quanto riguarda gli 8 anni, diciamo che l'amministrazione comunale ci dà una mano e ci supporta in ogni modo, quindi non possiamo tirarci indietro. Poi adesso dobbiamo sabato prossimo partecipare alla Notte Bianca, ci hanno chiesto di partecipare, andremo là, ci divertiremo, faremo delle esibizioni con gli atleti e con i maestri che faranno dei guanti, delle tecniche, molto probabilmente con il pubblico. Passione kickboxing, per una riunione estiva ci sono dei ragazzi della Europe Center di Venezia che sono venuti appunto da Venezia a San Benedetto del Tronto, sono centinaia, centinaia e centinaia di chilometri per tornare a casa in piena notte, per combattere, per stare insieme a voi e per darvi in qualche modo credito. Questo è il segno che uno sport bello, fatto anche di sacrifici, soprattutto di sacrifici. Sì, sì, esatto. Questi ragazzi li abbiamo conosciuti quest'anno perché la federazione ci ha, come Regione Marche, ha spostato il contatto pieno al nord-nord-est, e quindi siamo andati su in Veneto perché avevano organizzato gli interregionali e sinceramente ci hanno trattato come dei signori, perché siamo stati proprio, siamo arrivati in treno, ci sono venuti a prendere in stazione, ci hanno riportato, quindi noi torneremo da loro e loro ovviamente, penso molto probabilmente anche loro si saranno trovati bene con noi. Il vicepresidente nazionale della federazione Riccardo Bergamini, intanto partiamo da un punto, che combattere davanti a tanta gente sicuramente fa piacere sia a chi organizza e sia agli stessi atleti. Sì, sì, certo, una soddisfazione per gli atleti sicuramente, perché si sentono confortati dal pubblico, è una soddisfazione per gli organizzatori, perché chiaramente dopo tanto lavoro fatto perlomeno raccolgono dei frutti, e chiaramente noi come federazione siamo contentissimi quando vediamo tante persone attorno ai nostri galà. E poi si tratta anche di far crescere dei giovani e forse inesperti kickboxer che si stanno facendo le ossa, no? Tu eri a bordo ring a guardare tutto anche in veste federale. Sì, sì, l'idea è proprio questa, questi galà, diciamo, della seconda parte della stagione, anzi la parte finale della stagione, servono soprattutto a dare modo ai ragazzi più giovani di fare un po' di esperienza per cominciare poi la stagione successiva con un po' più di ring alle loro spalle, diciamo. San Benedetto, Marche, tu sei in questo caso rappresentante di tutta l'Italia, però come base operativa hai Pescara. Come sta andando la kickboxing anche dal punto di vista tuo federale, che è un osservatorio ben più alto adesso?
Per quello che riguarda la federazione abbiamo lavorato tantissimo quest'anno, abbiamo gettato le basi per rendere, diciamo, la federazione più fruibile a tutti quanti, per renderla più elastica e per renderla sicuramente più funzionale. Chiaro che noi siamo entrati da un anno a gestirla, quindi ci vorrà un po' di tempo per poter raccogliere i frutti del lavoro che stiamo facendo, però siamo molto soddisfatti e molto attivi. Per quello che riguarda queste due regioni di cui mi occupo io, quindi l'Abruzzo e le Marche, abbiamo fatto un gran bel lavoro quest'anno, abbiamo fatto tantissimi galà, i ragazzi hanno avuto modo di fare tantissime esperienze sul ring, quindi crediamo che l'anno prossimo raccoglieremo dei buoni risultati. Raffaele Cipriani, Summer of Kickboxing è una tradizione bellissima di San Benedetto del Tronto. Complimenti a voi che la portate ancora avanti. Organizzando da diversi anni, penso sia l'ottava edizione di questo Summer of Kickboxing con mio fratello. Ci stiamo dando molto da fare per poter organizzare questi eventi che sperando che vengano sempre meglio, insomma. Sicuramente il pubblico non manca, perché sarà anche il luogo dove si svolge Summer of Kickboxing, cioè in pieno centro di San Benedetto del Tronto, una cornice così di pubblico è degna anche di sport ben più celebrati, tanta gente. Sì, anche il comune qui ha puntato molto su questo posto e organizza degli eventi abbastanza importanti e ci hanno anche questa volta chiamato per organizzare questo Summer of Kickboxing. Il posto è bellissimo. San Benedetto il centro, la fontana, il corso, e quindi il pubblico c'è, risponde bene all'evento. Avete fatto combattere anche atleti, diciamo, un po' più inesperti rispetto al passato. Questo è molto bello perché il pubblico li ha aiutati e anche loro hanno cominciato a fare esperienza in un palcoscenico indubbiamente di rilievo. Sì, abbiamo puntato molto su questi atleti proprio perché stiamo spingendo il dilettantismo. Il dilettantismo purtroppo è l'inizio dei combattimenti, poi dopo si passa sul professionismo con gli anni, ma ci dobbiamo ricordare che le Olimpiadi, se un giorno ci saranno solo dilettantismo, e quindi stiamo puntando su questi ragazzi per poter riportare in un futuro a livelli alti. Tu sei anche il vertice dirigenziale della kickboxing marchigiana, sei soddisfatto di quello che è stato fatto, anche se voi dovete spesso lavorare con budget vicini allo zero? Sì, stiamo lavorando con budget vicino alle nostre tasche. Sono il responsabile regionale delle Marche, la federazione ha puntato molto su di me, sono 4 anni che stiamo cercando di lavorare molto, stiamo lavorando con i team sparsi per tutte le Marche e ci stiamo anche approcciando al resto dell'Italia, quindi abbiamo chiamato il Veneto, abbiamo chiamato l'Abruzzo e ci stiamo dando da fare. Sette incontri in calendario per Summer of Kickboxing, ha cominciato la semifinale del trofeo dell'Adriatico tra Gianmarco Biocca e Michele Cerrato. Gianmarco Biocca della Triade Marsicana, Michele Cerrato di Europe Center Venezia, ha vinto Gianmarco Biocca, che poi ha avuto quindi l'approdo alla finale del trofeo dell'Adriatico. Secondo match femminile di 52 kg tra Claudia D'Agostino all'angolo rosso per il team Cipriani, Alessia Lombardi della Dinino Team Sulmona all'angolo blu, ha vinto Claudia D'Agostino. Ancora un match femminile di 60 kg tra Laura Sacripanti, team Cipriani, angolo rosso, e Ilenia Nichele, Europe Center Venezia, angolo blu. È stato un match molto equilibrato, tanto equilibrato che è finito in parità.
Quarto incontro ancora con i maschi, 60 kg all'angolo rosso, Andrea Simonetti del Colosseum Ancona e Paolo Andrea Posillico della Dinino Team di Sulmona. In questo caso ha vinto l'atleta abruzzese di Sulmona, Posillico. Quindi il quinto match, 81 kg, quindi una decisa salita di peso per Dario Di Gianberardino della Triade Marsicana, quindi atleta abruzzese, angolo rosso, e Mattias Giraldo della Europe Center Venezia, angolo blu. Un match molto pesante in tutti i sensi, parità il verdetto. Sesto incontro di serata, la finale del trofeo dell'Adriatico, hanno combattuto Cristian Zanico, angolo rosso per il team Cipriani, e all'angolo blu Gianmarco Biocca, che aveva vinto la semifinale. Ha vinto Gianmarco Biocca, triade marsicana, atleta abruzzese. Grande chiusura con i 67 kg di Gianandrea Marioli, team Cipriani, angolo rosso, e Matteo Ferrari, Europe Center, angolo blu. Ha vinto Matteo Ferrari per la grande chiusura di Summer of Kickboxing edizione 2015.